Vai pure. Beh, siamo di fronte a una situazione particolarmente scandalosa, perché questi lavoratori sono in presidio da 502 giorni e non hanno ancora avuto un tavolo, una vera risposta, né, per capirci, una risposta che è quella che chiedono di avere un nuovo imprenditore, la ripresa dell'attività produttiva, ma voglio dire, non hanno avuto neanche una risposta che spesso si dice c'è, e cioè quella di dire trovare un'altra soluzione di lavoro. Non hanno avuto risposte di nessun tipo. E qui siamo in Lombardia, in una regione di capitale. Io credo che sia un disinteresse delle istituzioni gravissime. E da parte dell'amministrazione comunale, quello che si diceva, appunto, l'interesse per agevolare i pagamenti delle tariffe, spostare i mutui, non c'è stato nessun tipo di contatto né col sindacato né con i lavoratori dell'RSU? Sì, guardi, questa è una cosa che lamentano i delegati, che non c'è stato nulla di questo, però io voglio dire che noi, questo è un problema più immediato, però il problema vero è trovare lavoro. Certo. E su questo, ripeto, non solo il comune, perché non si può dire che il comune magari non lo può fare da solo, però comune, provincia, regione, tacciono, non c'è nulla. Evidentemente si pensa ad altre cose, all'Expo, ad altre scelte di carattere economico e produttivo, ma si lasciano le fabbriche andare in malora. Questa è una scelta davvero, oltre che ingiusta, anche stupida, perché così perdiamo un patrimonio che poi non è sostituito. Certo, ti ringrazio.